Buongiorno a tutti, salve, buongiorno, 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 aspettiamo che vi colleghiate tutti, eccoci. Every Child is My Child ha avviato un video in diretta, ci siamo. Allora, oggi è una diretta speciale, particolare, io sono molto felice e emozionata, innanzitutto perché stanno succedendo delle cose inaspettate e molto belle. E seconda cosa perché avremo degli ospiti eccezionali a cui io sono molto legata e quindi io li invito immediatamente. Signori e signori, The Gasman Family. Abbiamo con noi Leo Gasman e Alessandro Gasman. Ciao Ecco, Anna! ciao! Due in uno! Ma che io che vedevo quando vi vedo, che vi devo fare a tutti e due? Mamma, soprattutto Fai due, Alessandro. Anna, fai due, sei libera di fare quello che Come state? Grazie per aver accettato questo invito innanzitutto. vuoi. Ma grazie Grazie perché so che Leo sta a facendo anche da tramite per Alessandro che non ha. te. E no, io non ho Instagram, che è una vostra tecnologia di voi ragazzi, e L'ha quindi io ho superato proprio. ormai Alessandro, No, io ho un devo profilo Instagram, però non è gestito da me, da una persona che mi segue e che mi fa questo grande favore, invece sono su Twitter, come ben sai. dire. Lo so, su Twitter sei molto attivo e devo dire sei uno degli artisti, se non forse l'artista che più si espone, che più si mette a disposizione per Sì, questo. amplificare. Sì, bisogna In questo dirlo. anno siamo in due, tu sei molto coraggiosa e con Every Child state facendo un lavoro che è nato da te, state facendo un lavoro eccezionale, io vi seguo. E sai che anch'io faccio le mie battaglie, insomma, ci possiamo. Questo è un giorno dove, ad esempio, i vostri sforzi e quelli miei e delle persone con cui collaboro possono trovarsi sullo stesso campo, no? La giornata mondiale della Terra è una giornata che può portare all'interno tutte le problematiche di cui voi vi occupate, di cui anch'io mi occupo, quindi è una giornata veramente molto importante. Sono 50 anni che viene celebrata. Esatto, infatti tu sei, diciamo, come dicevo prima, uno degli artisti, forse l'artista portavoce delle battaglie ambientaliste in Italia e lo fai veramente con una perseveranza che ti rende davvero merito. No, è vero, perché sai, a volte sai, uno sposa le battaglie, poi un po' se ne dimentica, poi riparte, sai, quando lavoro non c'ho tempo, invece tu sei sempre lì sul pezzo a battere il chiodo, giustamente su questa che è una delle emergenze più importanti. Noi Ma siamo tu. una Onlus che si occupa di bambini, pensiamo che i bambini domani saranno futuri cittadini pensanti, votanti e quindi hanno una responsabilità enorme in questo senso. E quindi sensibilizzarli sul tema dell'ambiente è importante. Per questo abbiamo pensato a te, a Leo, ovviamente che è diventato veramente il nuovo idolo dei ragazzi e della musica. Leo, poi passo la palla a te perché ho tante cose da dire e da dirti e voglio ascoltare la tua voce. Certo, Anna, grazie, un piacere. È bello essere qui tutti insieme, anche se distanti. Bene, sono contenta. Alessandro, No, dici un ieri. po', qual è lo stato di salute della Terra? Allora, gli scienziati, insomma, sai che mi sono detto un po' di tutto, non voglio levare il lavoro alla famiglia Angela, però diciamo che ho studiato tanto in questi anni di ricerca e quindi possono stare tranquilli, non lo farò, però. Sono molto preoccupato, come dovrebbero essere tutti, ma sono anche fiducioso che, e questo ce lo dice la scienza, che le soluzioni per curare il nostro unico pianeta ci siano. La tecnologia è pronta per sostituirsi a quelle che sono state fino adesso le fonti di energia, ad esempio, no? Cioè la sostituzione delle fonti energetiche fossili con quella delle rinnovabili è già pronta. Molti paesi si stanno attrezzando, molti paesi sono quasi arrivati alla indipendenza energetica con le rinnovabili, quindi emissioni zero. Noi sappiamo che il grave problema, il grande problema che dobbiamo affrontare ora, noi siamo 7 miliardi e 800 milioni sulla Terra. Il grande problema che dobbiamo affrontare, più loro di noi, perché sono loro poi, cioè il futuro è loro, tu sei una via di mezzo, io già una parte me la sono vissuta, no? Eh Io sì, ti è una ringrazio per la spesa. via di mezzo, potevi anche dire Ebbene, qualcosa sei una via da di mezzo. riciclare, potevi dire da riciclare. Vabbè, sei più giovane, cara la mia foglietta, e quindi hai già più diritto tu di me di pensare al futuro. La mia generazione e quelle che l'hanno preceduta sicuramente possono soltanto fare un mea culpa e cercare
di rimediare la situazione, e la riduzione delle emissioni è sicuramente la prima cosa da fare. Si può fare, e questo di questo ci occupiamo con Green Heroes, che è un piccolo movimento che ho creato con il Kyoto Club di Roma e Annalisa Corrado, che è una esperta ed è un ingegnere. Già, si può fare molto, ma già è cominciato questo processo. In Italia, ad esempio, siamo molto avanti, ci sono centinaia di realtà, aziende, persone, gruppi di persone che hanno già creato il futuro. Non voglio essere ricordato per il padre fra 80 anni, quando non ci sarò più, di quello che si è magnato tutta l'aria e non ha pensato a chi avrebbe, vorrei che lui avesse un ricordo migliore di me, e ce la sto mettendo tutta. Bene, e invece Leo, tu che sei ovviamente appartenente a una generazione nuova, la New Generation, di quei ragazzi molto più consapevoli, molto più preparati, anche, cioè, perché si parla sempre di generazioni come se foste degli scappati di casa, non è assolutamente così, perché le cattive notizie, parlar male di certe cose, in qualche maniera fa molto più comodo da una parte ed è anche molto più semplice dall'altra. Invece, come ha ricordato giustamente Alessandro, ci sono un sacco di iniziative che nascono a difesa e tutela del patrimonio, così come ci sono queste nuove generazioni fortissime, determinate, capaci, che molto, come dire, sul pezzo, e tu sei uno di quelli, perché non ci dimentichiamo che Leo ha vinto Sanremo e il giorno dopo era in partenza sul treno per andare all'università. Lo vogliamo dire questo? Lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, o no? Allora, diciamo che io, Anna, penso che la mia generazione sia stata una delle generazioni più sfortunate, nel senso che comunque noi, cioè, per affrontare i problemi a volte bisogna anche conoscere il dolore, no? E quindi diciamo che secondo me dobbiamo iniziare, diciamo, a pensare ai problemi partendo appunto da questa situazione che stiamo affrontando, che, come papà mi racconta, nasce anche comunque dal fatto, cioè viene ampliata anche dal cambiamento climatico, nel senso che comunque se gira questo virus e ne gireranno altri nel futuro, è anche a causa del cambiamento climatico che noi abbiamo causato. E quindi secondo me questa quarantena ci darà la possibilità di avere una paura e un ricordo comune che ci legherà e ci darà la possibilità di essere uniti e di far nascere dei movimenti rivoluzionari che possano comunque cambiare le cose in meglio. Io infatti a questo pensavo che comunque è vero che voi siete da una parte sfortunati perché avete comunque ereditato un mondo molto duro, però è anche vero che è un periodo storico nel quale succedono tante cose e a volte le cose, anche le crisi, diventano poi, come sappiamo benissimo, delle opportunità e quindi può diventare anche una linfa molto fertile per voi musicisti, per voi cantanti, così come per noi attori. Alessandro è anche regista, autore, regista teatrale, per cui secondo me tutto quello che stiamo vivendo, se da una parte ci attanaglia in questo momento, ci fa anche molta paura, dopo sicuramente si trasformerà in qualcosa di molto utile e fertile per tutti quanti noi. Ma sai, Anna, il mio forse può apparire come un discorso filosofico, però in realtà io sono pienamente convinto che ognuno di noi può dare il suo contributo, sia dalle piccole azioni che da quelle grandi, ma soprattutto iniziando a fare le cose con entusiasmo, perché ogni mestiere è fondamentale per far andare avanti il paese, far andare avanti il pianeta, e bisogna farlo con il rispetto del prossimo e soprattutto con il rispetto del pianeta, e utilizzando e facendo, creando, diciamo, delle riforme che nascono dai governi, però in realtà prima di tutto nascono dalla volontà dei cittadini, cioè nel senso che comunque per far passare delle leggi, per cambiare le cose, bisogna partire dal singolo individuo, ma il singolo individuo deve capire che non è da solo a fare quell'azione, perché il problema principale, in realtà, bisogna analizzare la cosa, il problema principale è una persona dice: ma perché io devo fare questo se nessuno lo fa, anche se lo facessi che cosa cambierebbe? Quindi bisogna trovare una strategia. Bisogna trovare una strategia per far capire alle persone e capire anche noi stessi che, anche se sembra che siamo da soli, in realtà non lo siamo. Assolutamente vero, assolutamente vero. Devo dire che in questo senso un po' i social
ci stanno aiutando, ci fanno sentire meno soli e dal nostro punto di vista a volte che ci comportiamo in un certo modo anche meno stupidi, perché sai, no? Qual è la domanda che ti viene da dire? Paghi le tasse, fai la differenziata, lavi il barattolo del vetro, stacchi la plastica dal pezzetto di carta, cerchi di fare tutte le cose fatte bene e poi ti dicono vabbè, ma tanto buttano tutto insieme e te ci spareresti. Ma questo, non ci, questo però non ci deve fuorviare, esatto. Non ci deve fermare. La perseveranza di cui hai parlato prima è fondamentale. Bisogna perseguire, gli obiettivi sono belli e danno grandi vittorie quando sono faticosi da raggiungere. È chiaro, noi non possiamo convincere tutti, si convinceranno drammaticamente se le cose non cambieranno in maniera abbastanza immediata. Insomma, gli scienziati dicono che noi in realtà abbiamo ad oggi 8 anni per avviare veramente un cambiamento drastico e forte. I governi hanno fatto molti trattati, il trattato di Kyoto è stato il primo, diciamo, e pochissime delle promesse che sono state fatte in quell'occasione sono state mantenute. Quasi nessun governo, incluso quello italiano, ha mantenuto le promesse che erano state fatte. È arrivato il momento che queste vengano assolte, per ne vale la, del futuro. Non del pianeta, perché il pianeta rimarrà dopo di noi. Ne va del futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e di coloro che verranno dopo i nostri nipoti. L'umanità è su questo pianeta come la conosciamo da pochissime decine di migliaia di anni. Il pianeta è qui da miliardi, decine di miliardi di anni. Quindi siamo veramente un attimo in una giornata lunghissima. Cerchiamo di non farlo essere l'attimo peggiore di questa... In questo senso, quanto ci ha aiutato questo dannato virus? Da una parte ha fatto fermare tutto quel processo anche di inquinamento legato agli aeroplani, legato alle macchine, all'emissione appunto di CO2. Sentiamo l'aria che sembra quasi di stare in montagna, sembra Roma, apri la finestra e senti l'aria, la respiri ed è pulita paradossalmente. E poi ci ha forse fatto rendere conto che siamo tutti parte di un intero e quindi ci ha fatto prendere consapevolezza appunto di quell'umanità, di assunzione di responsabilità anche per l'altro. Sì, sai, quando aumentano le paure possono aumentare anche gli atti di riflesso anche sbagliati, no? Può partire, l'informazione è fondamentale, l'informazione, un tessuto di informazione importante, serio, scientifico. In questo momento è il momento veramente di ascoltare esclusivamente chi ha studiato, chi ci può dire con serietà scientifica come stanno realmente le cose. Io sto, diciamo, su 1000 ho letto mezza pagina di quello che è stato scritto e già comincio qualche barlume nella mia piccola mente ignorante si è acceso, e questo mi è sufficiente per continuare a avere voglia di imparare e cercare di capire come poter aiutare. Qua ci chiedono proprio in maniera quasi plebiscitaria di far cantare lei. Me levo. Alessandro. Alessandro, facci la cortesia. Sono qua. Stai qua, non te ne andare. Leo, tu hai voglia. Io però prima che canti una curiosità. Ma è vero che tu a 7 anni hai deciso di diventare vegetariano? Sì, in realtà a 9. Questa cosa io la racconto sempre ai miei figli. Perché è bellissima. Cioè tu non hai avuto... Perché io so sia Alessandro che Sabrina mangiano carne. Sì, allora io in realtà sono sempre stato un bambino... Particolare. Sì. era abbastanza sempre sorridente e ipercinetico e prendevo delle decisioni a volte anche senza motivo oppure con dei motivi che conoscevo soltanto io. E io mi ricordo, l'unica cosa che mi ricordo è che un giorno vidi un camion, diciamo, di un calciatore con questi animali, tutti appunto... Era un cervo e niente, quindi mi ricordo ancora da piccolo, ho avuto questo trauma di aver visto questo animale, così ho detto, ma perché, non mangiare la carne non mi cambierebbe niente, quindi ho chiesto ai miei di non farmela mangiare e loro... non so il motivo per il quale l'hanno fatto, ma mi hanno concesso di non mangiare più carne. Perché è la cosa giusta da fare. Esatto, a proposito anche lì di inquinamento, di allevamenti intensivi, che è la vera vergogna a cui dobbiamo riflettere quando mangiamo un pezzo di carne. Allora, caro Leo, io ho i miei figli collegati nell'altra stanza,
Ma non solo loro, pure io, mia madre, tutti, ti adoriamo tutti. Quando a Sanremo abbiamo fatto un tifo da pane, neanche fossimo allo stadio, perché che dolce, sì. La canzone era bellissima, perché ho assistito un po' a tutto il tuo percorso e quindi sono proprio felice che tu stia raggiungendo il successo che meriti, sei un ragazzo speciale, quindi se hai voglia di cantarci qualcosa senza nessun tipo di pressione. Assolutamente, assolutamente, canto questa canzone che è Maleducato e c'entra... Che ha provato tante e tante ore in questa quarantena. Questa ridente casa, mi piace tanto, tanto, tanto. Siete stupendi, io vorrei stare lì con voi, farvi da tata. Mi manca il concerto del 15 agosto, la paura del letto, del mostro nascosto, credo troppo alle fiabe, ma me ne sbatto. Giuro non sono mai stato maleducato, e maleducato non sono mai stato, è un certificato per ogni primato, e maleducato non sono mai stato, è un avvocato per ogni reato. Mi manca mia madre se sono partito, mi manca l'America ma non son pentito. Mi manca il pianeta, mi manca la terra, ho perso la voglia di rialzarmi da terra. La terra è morta, è finita la scorta, ma chi se ne frega, ma chi se ne importa. È maleducato, non sono stato, è un certificato per ogni primato. È maleducato, non sono stato, è un avvocato per ogni reato. Dimmi dov'è che sei. Cos'è che vuoi da me, da me, da me? Che devo fare io? Che devo fare? Io sono veramente emozionata di avervi tutte e due qui, perché sono proprio, senza stare a fare lo spoiler dei sentimenti che nutro per voi due, per la famiglia Gassman e Knappi, però insomma io sono, capito, una fan. Sono e noi lo siamo di te, cara Anna, come tu ben sai, sei stata mia sorella, stata la mia pazza, sono stato il tuo fidanzato, quindi basta. Basta, insomma, abbiamo fatto praticamente tutto. Senti Alessandro, ma secondo te, visto che queste sono dirette anche dedicate, un po' visto che noi siamo una Hollus dedicata ai bambini, anche se poi ci ascoltano ovviamente, adesso saranno tutte collegate le fan di Alessandro, di Leo e un po' insomma di quelli che ci seguono, ed è uno spazio dedicato però ai bambini, qual è secondo te il messaggio più semplice ma anche quello più urgente da comunicare alle nostre nuove generazioni? In questa giornata particolare credo che ai bambini, ai ragazzi giovani si debba spiegare questo, nel senso, in maniera semplice, cioè che la terra non è una cosa e noi siamo un'altra cosa. La terra e noi siamo la stessa cosa. C'è un ecosistema, noi facciamo parte di un ecosistema, siamo una, malgrado tutto, continuiamo a essere una specie animale, e siamo una specie animale che si è un po' presa lo spazio di altre specie animali. Alcune sono addirittura scomparse. Questo non può continuare, quindi se voi volete bene alla terra, se pensate che la terra sia la cosa più importante ed è importante quanto voi stessi, non fate nessun errore, dovreste cominciare a parlare della terra come se parlaste di voi stessi. Ci siamo sopra, la consumiamo, la usiamo, a volte la curiamo, ma più delle volte la prosciughiamo, la beviamo, la mangiamo, la scaviamo, la bruciamo. Non sarebbe bello fare questo ad una persona, e non è bello farlo neanche al nostro unico e piccolo pianeta. Quindi direi, insomma, comportatevi bene e aiutate anche i vostri genitori, come sono io, a essere più coinvolti da questo argomento, perché siamo ancora in tempo a fare molto e a lasciare un pianeta bellissimo quale ancora è. Bravo, è verissima questa cosa. Io mi ricordo che i miei figli andavano alla materna, il più grande e l'altra, e facevano lezione proprio su come differenziare l'immondizia, cosa che a volte non sapevo nemmeno io, per cui è giustissimo quello che dici. A volte le nuove generazioni sono più preparate. Adesso, ammazza il braccio grosso. C'è un braccio. Sto quasi no. È tuo figlio, dovresti vederlo ogni giorno, Alessandro.
No, quello che volevo dire, ad esempio, io e te abbiamo imparato a fare la differenziata, perché quando eravamo ragazzi, ancora di più quando ero ragazzo io, proprio non c'era, se buttava tutto in un secchio, se lo... Finalmente è stata fatta questa differenziata, alcune città la fanno bene, altre meno, non entriamo in dettagli drammatici, però ho notato che lui, ad esempio, la sua generazione, la fa in automatico, è automatico per loro, sì. La fanno, sono molto più bravi di noi naturalmente, io ho imparato, ma lui è più bravo di me a farla. E quindi questa convivenza mi sta insegnando molte cose, anche proprio su come i millennials, che non è di poco, non è un millennials perché è del 98, ma insomma... No, i millennials sono dal 94. Ah, dal 94? Comunque, è terribile, allora... ti smentisce sempre, è fastidioso. Allora, il 1994... Mi ha sempre avuto sto difetto, Leo. I 1994 ennials sono più bravi di noi, ecco. Senti, Leo, ma hai voglia di cantarci qualche altra cosa? Ricordiamo il titolo del tuo album, facciamo un po' di promo, Strike. Va bene, allora l'album si chiama Strike, e non lo so, Anna, quello che vuoi, io se poi canto Va bene così, che è una canzone che magari l'hai sentita più volte. Beh, io ti seguo su Instagram, per cui io seguo tutto quello che pubblichi, poi vado su Spotify, per cui le seguiamo le tue canzoni, seguiamo il tuo album. Però... Ah, però sai cosa, dato che data la situazione... Se vuoi posso cantare Vieni da me, che è una canzone che ho scritto contro la violenza sulle donne. Quindi... Ottimo, ricordiamolo anche la campagna, il 1522, che è il numero di telefono che potete chiamare donne in caso di bisogno, in caso di emergenza. Quindi va bene, anche questi sono temi su cui bisogna sempre spingere e porre l'attenzione. Anche perché quella è un'emergenza che drammaticamente in questo periodo così non è per nulla scomparsa, anzi ha avuto un'impennata triste. Va bene, allora vieni da me. Sì, Leo Gassman canta Vieni da me. Sei bravo, se mi dico il corso mando, Alessandro. Mi chiedo come fai ad aspettarlo ancora in casa. Fuori c'è una grande festa, ma tu sei lì a ripensare a quello che eri stata. E ti senti spogliata, sei stata ingannata. Dalla notte allevata, dal buio affogata. Ti prego non sentirti sola, ti regalo una rosa che per te non è banale. Scendi quelle scale e vieni da me quando tutto perde senso, quando piangi troppo denso, quando tutto va a rilento. E vieni da me quando soffri nel silenzio, quando hai il viso spento, quando cerchi il tuo tempo. E vieni da me, che non sarai mai sola, che ruberò la luna per te, per me. Vieni da me. Ho notato da parecchio che ti guardi allo specchio. Te lo dico sottovoce, sei ancora in tempo. E se può servire, sarò il tuo scudo. Tieni stretta la mia mano e scriviamo il futuro. Ti prego non sentirti solo, ti regalo una rosa che per te non è banale. Scendi quelle scale, vieni da me quando tutto perde senso, quando piangi troppo denso, quando tutto va a rilento. E vieni da me quando soffri nel silenzio, quando hai il viso spento, quando cerchi il tuo tempo. E vieni da me, che non sarai mai sola, che ruberò la luna. E vieni da me, che qui sempre si vola, che ti darò l'aurora.
dai. Noi da bambino gli abbiamo dato molta tapioca, forse può essere questo il segreto. Andate a mangiare tapioca, faccio tutti e tre a mangiare tapioca. Che carino. Tutti là a mangiare tapioca così, con cucchiaiate. Dopo te lo dico. Senti una cosa, ma però il segreto, un segreto ci deve essere. Allora, Alessandro e Sabrina, siete stati comunque due genitori presentissimi, nonostante tu e lei abbiate lavorato tanto. Soprattutto Sabrina, perché tu sai che il nostro mestiere, sì, insomma, è complesso. Lo so benissimo, però diciamo che comunque avete lavorato in una direzione di buona educazione. Cioè, lui, voglio dire, ha avuto comunque un esempio in casa. Date speranza ai nuovi genitori, tipo me. Cioè, se vedono un esempio... Ma tu sei bravissima, io ti vedo, ti ho vista anche in tournée, cioè, avevi le tue creature intorno, poi tu ti sei riprodotta in maniera... diciamo, seriale. Quindi. È vero, metto le cuffiette perché sennò queste tra un po' che comincerò a fare andate. Non ti sentiamo più, è fuori. Senti, mi sentite? Mi sentite? Sì. Sì. Perché ho dovuto mettere le cuffiette per isolarmi un attimo, perché i bambini si nel sentire e nell'ascoltare Leo. Allora, quello che vi volevo dire è un grazie infinito per aver partecipato a questa diretta insieme a noi, per questa giornata così importante, la giornata della Terra. Grazie a te, Alessandro. Dimmi Ale. Allora, per noi è stato un grandissimo piacere, poi lascio lui la vita. È stato un grandissimo piacere, ti faccio ancora i complimenti a te e a tutti per il lavoro che state facendo, che avete fatto e farete con Everybody's My Child, ammirevole, e io continuerò a fare le mie piccole battaglie in difesa del nostro unico e meraviglioso pianeta. Alla prossima! Grazie Ale, grazie Leo, continuiamo a seguire te, continuiamo a seguire Alessandro, siete dei grandi, vi voglio bene. State bene. Ciao. Ciao Anna, grazie di tutto. Ciao. Allora, è stata una diretta bellissima. Alessandro, Leo, ma tutta la famiglia Gassman sono proprio persone a cui voglio molto bene. Prima di passare a Diodato e prima di dire ai miei figli che o state qui in silenzio oppure andate di là, non sto scherzando, grazie, voglio dirvi una cosa importante, che Every Child is My Child ha lanciato una campagna fondamentale in questo momento, volta all'aiuto delle persone delle fasce più deboli dell'Italia. Insieme al Banco Alimentare stiamo lanciando un'importante campagna di raccolta fondi, non solo, ma anche di sensibilizzazione. Non mi sentite? Mi sentite? Di sensibilizzazione. Vi faremo sapere presto quello che abbiamo intenzione di fare, lanceremo una campagna, vi informeremo. Adesso però passiamo la parola a, anzi no la parola, tutto, la diretta, a Diodato, signori miei. Eccoci qui. Vi promettete di stare in silenzio però, eh? Eccoci qua, aggiungiamo Diodato. Oh, la diretta la salvo, sì, per tutti quelli. Eccolo! Vai, stavi dicendo una cosa importantissima. Chiudo, no, perché c'ho i bambini qua che mi stanno un po' pressando. Allora, stavo dicendo che da oggi Every Child is My Child ha lanciato una campagna importantissima insieme al Banco Alimentare di sensibilizzazione e poi successivamente di raccolta fondi, perché oggi in Italia oltre 1 milione di minori soffrono la fame, oltre alla povertà educativa. Per cui mi raccomando, non abbassate la guardia, informatevi, noi vi faremo sapere, vi faremo dei report, ma avrete insomma presto degli aggiornamenti. Detto questo, applauso, perché io di quest'uomo sono letteralmente innamorata. Mio marito non è geloso, non me ne frega, pure se lo fosse non me ne frega niente, perché tu sei un mito. Io adoro il tuo essere artista, adoro, no veramente Antonio, io ti seguo da tanto tempo, le tue canzoni sono ormai parte della nostra colonna sonora fissa. Come stai? Bene, dai. Sono giornate particolari, però io poi mi abituo anche molto velocemente e le sto anche sfruttando un pochino. All'inizio ho vissuto una prima fase in cui non riuscivo a fare nulla. Ero un po', cioè guardavo la TV, ore ed ore di telegiornali, mi informavo così. Poi a un certo punto ho dovuto spegnere un po' la televisione, perché altrimenti, non lo so, mi sono reso conto che non stavo sfruttando questa occasione, perché credo sia anche un'occasione quella che ci sta
capitando. Stavo ascoltando prima, mazza, ma quanto eravate belli tutti e tre, mamma mia, quante belle sei in una diretta. Ma che dici? Ma che dici? Smettila. Stavo ascoltando e sì, credo sia poi questo un periodo di riflessioni importanti in cui abbiamo una grandissima occasione. Ovviamente c'è tanta sofferenza, ma da questa sofferenza possono nascere delle riflessioni importanti. Ci rendiamo tutti conto, credo, che abbiamo trascurato per troppo tempo le cose essenziali, le cose poi semplici, no? Che ci mancano di più in questo periodo, no? Io poi ora sono a Milano in un appartamento molto piccolo e ho degli amici, per esempio, che vivono in delle zone in cui magari hanno la possibilità di avere un giardino, no? E quanto stanno riscoprendo quella fortuna, no? Invece che me lo faccio alla finestra al massimo, claustrofobia. Di dover andare al supermercato per fare un hai ragione, però, hai ragione. Lo stare in, ho questo mio amico che vive vicino Bolzano, in un posto splendido, e lui vive praticamente in un bosco. E mi ha detto, beh, a parte l'andare al lavoro, per il resto la mia vita è cambiata poco. Zero. Tra l'altro ho scoperto una cosa che mi ha detto mio marito, che a Ortisei c'è l'immunità di gregge. Ossia, tutti quanti hanno contratto il coronavirus, praticamente quasi tutti, ma nessuno ha avuto sintomi. Cioè, quelle sono zone in cui, per esempio, la gente non si vaccina, la gente perché non c'hanno bisogno di niente. Quindi vivono in una condizione talmente sana da un punto di vista fisico e ecologico per cui sono, sì, effettivamente questo coronavirus, devo dire che dipende, se sei a Foggia è un problema, se sei effettivamente a Bolzano forse lo è un po' meno. E proprio per questo motivo in realtà tu sei stato interrogato, chiamato alle armi in questa diretta Every Child, per questa giornata della Terra, perché tu nasci in una terra che poi tra l'altro ti ha reso anche cittadino onorario. Io tra l'altro mi sono scaricata la biografia di Diodato, so tutto. No, perché? No, ma so tutto, no, perché, cioè, voglio dire, ma tu non sai veramente, ma io nutro veramente una profonda stima nei tuoi confronti. Quando tu hai vinto Sanremo, io è come se l'avesse vinto mio fratello. Io una felicità, perché ti seguo da tanto tempo, veramente mi trovo che tu sei un artista incredibile, per cui sono proprio contenta che ti stia arrivando tutto. E che tu abbia vinto il Festival di Sanremo quest'anno con sto coronavirus, però che pizza, un po' mi scoccia, perché te volevo andare a vedere i concerti. Esattamente, cioè dobbiamo trattenere tutto questo entusiasmo e poi rilasciarlo quando tu farai i concerti, perché poi te lo dobbiamo restituire tutto quest'amore che ci abbiamo. Io oggi avrei dovuto fare il concerto a Milano, all'Alcatraz. Ho visto il tuo posto. Un po' particolare, però vabbè, aspetteremo di più e sarà ancora più bello. Ma sicuro, perché avremo ancora più voglia. Sì. Avremo ancora più voglia. E leggevo appunto che tu sei stato nominato cittadino onorario di Taranto. Sì. Dopo che hai vinto Sanremo, emerenza civica, cioè, hanno praticamente, che era una cosa commovente, hanno praticamente trasmesso in filo diffusione la tua canzone Fai rumore per tutta la città. Cioè, sì. Che emozione si deve provare ad ascoltare la propria canzone, poi quella canzone che è così profonda, carica di significato, così emozionante, nella propria città, in una città così martoriata, in una città così simbolo anche purtroppo del problema legato all'ecologia o all'inquinamento? Beh, è stato, sai, quando ho vinto il festival, nei momenti, proprio nelle ore successive, la domanda che mi hanno fatto tutti è: cosa stai provando? Cosa stai provando? Te lo chiedono in continuazione tutti, ovviamente. E tutti si aspettano che la tua risposta sia una gioia incredibile! In realtà tu in quel momento sei come svuotato, no? Perché è come se finalmente tornassi un attimo a respirare, no? Sei stato in apnea per tutto quel tempo. E quindi non riesci a spiegare le tue emozioni. Io ho cominciato a provare delle emozioni molto forti dopo, quando ho visto queste, per esempio, queste immagini, quando ho visto la gente di Taranto che passeggiava sul corso, una via che io ho fatto migliaia di volte con la mia canzone, e nel vedere tutti i video che mi sono arrivati da parte di parenti, di amici. Tu prima hai detto, è come se avessi vinto un fratello. E questa cosa qui me l'hanno detta tantissime persone, anche persone molto distanti, no? Cioè, la cosa più bella è che molti mi hanno detto, abbiamo vinto. Come se non fosse stata la vittoria mia personale. E questa è la cosa
se è il premio più grande che si possa ricevere, secondo me, perché ho avuto la sensazione di aver condiviso qualcosa. Perché fosse stata solo una cosa mia, avrebbe, non lo so, avrebbe avuto, secondo me, un limite evidente. Invece questa sensazione di aver fatto un percorso, di essere salito su quel palco e aver ricevuto tutti quei premi insieme a tutta quella gente lì, insieme alla mia città, non lo so, ha dato un valore aggiunto a questa cosa qui. Ed però non è scontato, cioè... Cioè, non è, volevo dire, scusami se ti ho interrotto, però volevo dire solo che non è scontato, cioè non è una cosa che capita a tutti gli artisti. Ci sono degli artisti, secondo me, che hanno un dono in più, che è il dono dell'empatia, e che le persone poi la percepiscono questa cosa. Secondo me... Mi hai sentito? Perché per un attimo sei sparito. No, mi si è fermato a... Aspetta che no, si blocca. Mi senti? Sì, sì, benissimo, sì, mi senti? Okay. Sì, no, sento. Dicevo appunto che questo... si blocca, ok, ora ti rivedo io. Ok, no, dicevo che tutto questo percorso è un percorso lungo che appunto forse porta appunto all'empatia, a quella famosa parola magica che poi le persone la sentono più di altri, c'è niente da fare, ci sono, altrimenti non è chi, perché ti dovrei dire che sentivo che avessi vinto un fratello, voglio dire, cioè, capito che ti voglio dire? È tutto, non lo so, che non so spiegare, sinceramente io poi non sono in grado di spiegarla. Ho sempre fatto un percorso molto chiaro e deciso, no? E non sono mai stato un tipo competitivo, non ho mai sofferto di invidia nei confronti degli altri. Non lo so, forse è passata questa mia tranquillità. Cioè, anche nella competizione sanremese, tutte le volte in cui sono salito su quel palco, io la competizione è sempre stata con me stesso, è sempre stata nel cercare di questa cosa qui. È passata, si è fatto di nuovo, ti vedo frizzata, ma ho frizzato anch'io probabilmente. Ma che dici? Dipende da te o dipende da me? Io ti sento e ti vedo, sì. Ogni tanto ti frizzi, però ti... A me succede che il contrario, io mi vedo e tu ti frizzi. Allora aspetta che provo a fare. Che fai? Che sta facendo? Diodato sta tentando qualcosa di curioso da un punto di vista tecnologico, perché lo vedo bloccato, frizzato. Intanto c'è gente che chiede mi si scioglie la bocca, che io so benissimo essere una canzone, mi si scioglie la bocca, ho studiato. Mi senti? Ecco, ora ti sento. Che hai fatto? Mi si scioglie. No, perché chiedono qua mi si scioglie la bocca. Torniamo col wifi. Va bene, lo sai che bisogna fare, perché tanto siamo tutti a fare diretta, incrociare le dita, sì, e sperando che non si inceppi proprio nel momento in cui... Senti una cosa, e dunque tu sei praticamente il direttore artistico del Primo Maggio di Taranto. Sì, insieme a Michele Riondino e a Roy Paci. Ma ci racconti un po', perché questa è una di quelle iniziative splendide che io seguo anche, insomma, da spettatrice. Com'è nata questa voglia di creare un evento così poi iconografico e legato così tanto a un luogo e di spostarlo altrove e di trovare comunque un seguito importante, perché comunque è considerato tantissimo anche dal punto di vista artistico ormai il Primo Maggio Tarantino? Sì. È nato da un'iniziativa del comitato che lo organizza, che si chiama comitato... Mi senti? Sì, no, ho tolto le cuffie, ma ho detto che è meglio senza. Vai, okay. È nato dall'iniziativa di un comitato che si chiama Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, e questo già dice tutto, no? Noi a Taranto abbiamo questo grande problema dell'inquinamento, legato soprattutto alla questione Ilva, ma non solo, perché poi c'è anche una raffineria, una discarica, insomma c'è un po' di roba purtroppo. E,
Questi cittadini si sono messi insieme e hanno dato inizio a una piccola grande rivoluzione, cioè hanno denunciato ciò che a Taranto non poteva più andare avanti, ma che purtroppo continua ad andare avanti da decenni, e cioè questo sfruttamento, come dire, folle del territorio tarantino, che porta purtroppo poi da una parte ad avere, perché sai, se dicessimo che la questione dell'occupazione fosse completamente risolta, uno direbbe, però vedi, tutta la gente lavora. In realtà Taranto è una delle città con il più alto tasso di disoccupazione d'Italia e in più è una delle città più inquinate d'Europa. Purtroppo è una città in cui la gente si ammala tantissimo, le percentuali sono nettamente superiori alle altre città d'Italia. Quindi c'è una relazione che è stata provata ormai, ci sono state delle inchieste della magistratura, sequestro degli impianti, poi sono intervenuti diversi decreti dello Stato per salvare l'Ilva e per permetterle di continuare a lavorare. Allora abbiamo sentito, il comitato ha sentito l'esigenza di provare ad amplificare questo messaggio, no? Perché la sensazione che si ha è che poi resti sempre una questione, Locale. sì, una questione tarantina. Sì. Invece quella è una vergogna del nostro paese. Una Noi vergogna oggi mondiale a siamo, livello internazionale. sì, noi tutti oggi ci stiamo ponendo un quesito, no? Quello che è allucinante, se, considerando su cosa è basata la nostra società, cioè lavorare o sopravvivere. Cioè, tutti noi abbiamo finalmente capito, e dico finalmente da tarantino, cosa significhi davvero dover scegliere tra salute e lavoro. Perché ai tarantini è stato posto questo quesito: scegliete o dobbiamo chiudere l'Ilva, va bene, chiudiamo l'Ilva, ma nessuno lavora più. Perché? Perché in questi anni si è attuata una politica che portava a un ricatto occupazionale, cioè ad annientare qualsiasi altro tipo di soluzione in una terra magica, bellissima come Taranto, che avrebbe potenzialità Enorme. straordinarie. Quindi abbiamo pensato che questa manifestazione in qualche modo ci potesse aiutare a raccontare la nostra storia, a farla arrivare a tante altre persone, utilizzando l'amplificatore della musica. Perché la musica, non lo so, qualcuno diceva cambia il mondo, ti salva la vita. Sicuramente la cosa che ho imparato è che può aiutare a far arrivare più lontani certi alcuni messaggi. Ed è quello che è successo grazie all'appoggio di grandi artisti. Siamo partiti da Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia, che sono stati i primi ad appoggiare questa manifestazione folle, perché il 1º maggio era Roma, basta, cioè Certo. non esistevano altre grandi manifestazioni. E noi l'abbiamo però fatta, organizzata veramente dal basso, cioè da soli, senza l'apporto di né sponsor, perché cerchiamo e vogliamo assolutamente che la nostra sia una manifestazione libera, sotto tutti i punti di vista, anche quello politico, per quanto abbia dei messaggi politici importanti, no? E quindi, non lo so. È nato questo, si è creato veramente un miracolo, perché dal nulla, semplicemente dallo sforzo immenso di cittadini, operai, si è creato questo, e ovviamente dall'apporto tecnico, no, di chi monta il palco, di professionisti del mondo dello spettacolo, che per fortuna ci hanno dato una mano, perché i professionisti del mondo dello spettacolo ti danno sempre una mano nei momenti di difficoltà, ricordiamocela sta cosa. Guarda, vabbè, poi apro una parentesi su di loro e su quello che stavo detto oggi dal ministro, quindi. No, e quindi abbiamo avuto la possibilità di fare questa prima manifestazione, è stato un successo incredibile. Io ricordo mentre cantava Fiorella Mannoia, e era l'anno prima del festival, però del mio primo festival, quello con Babilonia. Però riuscii comunque a suonare anche quell'anno lì a Taranto. Fu un'emozione fortissima, ma mi emozionai ancora di più quando vidi Fiorella Mannoia cantare alla città di Taranto, con questi suoi movimenti incredibili. Teatrali, Guarda, sì. mi vengono i brividi ancora, e cominciai a piangere. Cominciai a piangere perché finalmente la sensazione che avevamo era finalmente ci vedono.
non siamo più invisibili. La cosa fondamentale di quella manifestazione lì, secondo me, è permettere ai tarantini di essere finalmente visti. Perché quando ti senti invisibile, permetti a molti altri di schiacciarti, di passare sopra i tuoi diritti. Quando invece ti rendi conto che qualcuno ti vede, e può sembrare stupido dire ah, Fiorella Mannoia mi vede, Daniele Silvestri mi vede, cioè questa gente conosce la mia storia, questi grandi artisti conoscono la mia storia, invece non lo è, perché quella gente lì ti sta aiutando a raccontare la tua storia, sta portando la tua storia un po' più in là di quello che puoi fare tu lì da solo. Ovviamente non puoi basare tutto sugli artisti. Gli artisti sono ti danno una mano, poi la rivoluzione la devi fare ogni giorno, non solo il primo di maggio. Però io sono d'accordo con te, credo che comunque tutti quanti noi artisti che abbiamo una visibilità e abbiamo anche la fortuna di essere amati e seguiti, chi se la sente, perché poi non tutti se la sentono, non tutti sono capaci di farlo, ma chi se la sente ha il dovere di portare avanti i messaggi per amplificare le voci di chi questa voce non ce l'ha, amplificare la frustrazione, il dolore, la paura e lo stato di insofferenza delle persone che in questo momento non sono proprio in grado di portare avanti le proprie ragioni. La città di Taranto è una di quelle ragioni, è una di quelle città in cui quando emerge il fattore Ilva e va, che ne so, alla ribalta della politica, allora se ne parla 2, 3, 4 giorni, ricominciamo a parlare dei morti, della connessione tra l'Ilva e il cancro, di quanti tarantini hanno in famiglia in tempo con uno prossimi che muore. Cosa hai detto, i morti, no? Ora noi stiamo contando tantissime vittime in questo. Per carità, siamo all'interno proprio di una guerra, di una tragedia, però non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo delle realtà nel nostro paese in cui succede tutti i giorni questo. Esatto, esatto. Questo dobbiamo dirlo. Questo dobbiamo dirlo. La magistratura, nell'inchiesta che poi fermò gli impianti, sequestrò gli impianti, calcolò che in 7 anni a Taranto, la sola città di Taranto, erano morte per motivazioni legate all'inquinamento 11.500 persone. 11.500 in 7 anni. Quante persone vivono a Taranto? Lo sai quanti cittadini ci sono? Diciamo 250.000. Fatevi la proporzione. Io sono assolutamente d'accordo. Quello che sta succedendo è una tragedia immane, ma noi viviamo quotidianamente tragedie per fattori non esogeni, ma per fattori endogeni, cioè per fattori che noi possiamo in qualche modo prevedere e non solo modificare. Ma non solo, che ormai noi conosciamo molto bene, cioè anche tutta la tecnologia che abbiamo ci permette ormai di arrivare a degli evidenti riscontri, quindi non possiamo più nasconderci dietro queste cose. Questa è una grande occasione, è il motivo per cui quest'anno, anche se non potevamo fare questa manifestazione così importante, abbiamo comunque deciso di non rimanere in silenzio e stiamo preparando una cosa molto particolare, un documentario che racconta un po' la storia di Taranto, ma lo fa in un modo unico e dobbiamo ringraziare anche il regista. Fammi sapere, che voglio essere informato su questa cosa. Certo, ora a breve ci sarà probabilmente, daremo notizie anche a tutta la stampa e proprio a brevissimo. Bene. Ma perché? Perché crediamo tutti che questo sia un... paradossalmente un terreno molto fertile adesso, perché adesso è ancora più comprensibile questa cosa qui, questo dramma, no? Quella contrapposizione salute-lavoro di cui parlavamo. E ci siamo anche resi conto, guarda, tu prima poi, noi ci siamo sentiti perché abbiamo detto a queste dirette le seguono anche dei bambini, no? Cioè, parliamo anche a un pubblico. Io ho cercato una favola da raccontare. Poi me ne sono inventata una, dopo se vuoi magari alla fine te la racconto. Ma certo! Vedi un po'. Alla fine provo a raccontare. L'ho detta questa cosa così non mi posso più tirare indietro, sono un cretino. Sei un grande, non sei cretino che sei! Però in realtà siamo circondati dalla bellezza, il nostro dovere è riconoscerla, e in un paese come l'Italia è molto facile, e difenderla, tutelarla, perché di quella bellezza poi ci riempiamo, di quella bellezza si riempie la nostra vita, e la nostra vita si colora
di ciò che abbiamo intorno. Quindi dobbiamo, è nostro dovere lottare per ciò che abbiamo intorno. A parità come dire, di condizione sociale, un essere umano che vive in una casa bella, e per bella non si intende con gli affreschi, rispetto a una casa brutta, la casa, la persona che vivrà nella casa brutta sarà portato proprio normalmente ad avere pensieri più depressi, pensieri certo, più implosi, è normale. Quindi vivere in un quartiere bello, con dei servizi, ti porta ad essere una persona propositiva, attiva, reattiva, a differenza di chi vive in un quartiere degradato, che purtroppo è portato ad avere pensieri degradanti. Questo è proprio l'ABC, quando ti dici la bellezza ti salverà, è questo. Ma il motivo per cui anche noi artisti dobbiamo fare molto, perché molto spesso noi abbiamo fatto anche un certo tipo di percorso, spesso siamo partiti dalla casa magari brutta e siamo arrivati ad avere molti di noi, o comunque tutti coloro hanno la possibilità di avere la casa bella, diciamo, o comunque vivere in un, e hanno quindi la possibilità e la lucidità di poter pensare determinate cose, lo devono fare, perché chi è disperato in quel momento lì ovviamente si aggrapperà sempre alla soluzione immediata, no? Più pratica. Ed è ciò su cui poi fa leva le mafie, certo, e compagnia cantante. Che utilizza il potere in un certo modo. È quello che penso anch'io. Noi abbiamo avuto, come detto giustamente te, io non sono partita dalla casa bella, sono partita da una casa piccola piccola, che se penso adesso dovessi appunto stare in quella casa, in questo momento impazzirei. Però poi piano piano cresce la fortuna, no? Di non dimenticarti di quella roba lì, giustamente mai farlo, dimenticarsi da dove si è partiti, però non neanche abbandonare e dimenticarsi delle persone che in questo momento vivono una condizione sfavorevole rispetto alla nostra. Per cui oggi parlavo con una mia amica e dicevamo, noi ci possiamo permettere di sfogarci, ma non di lamentarci, e dobbiamo prenderci cura delle persone che in questo momento hanno tutto il sacrosanto diritto invece di lamentarsi, che mi sembra... Per questo abbiamo lanciato questa campagna anche col Banco Alimentare, per andare incontro a quelle famiglie che in questo momento hanno proprio bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena. Mamme che hanno appena partorito, bambini che sono in casa e non sanno come mangiare. Insomma, l'Italia adesso è anche questo, e bisogna rimboccarsi le maniche e prendersene cura. Mi sembra... Anto, ma ci vuoi recitare la tua poesia? Ci vuoi recitare la tua storia? Non è una poesia, non dire che... No, stavo... Non abbiamo aspettative. Partiamo con delle aspettative bassissime. Ho cercato online una favola che fosse legata all'ambiente, ce ne ho trovate un po', però poi ho pensato a Taranto, no? E ho pensato che comunque Taranto ha una storia splendida, cioè ogni volta che la racconto, poi non la racconto neanche bene e commetto comunque degli errori, però non importa, no? È il messaggio che arriva. Allora, c'era una volta un guerriero molto valoroso che si chiamava Falanto, e viveva a Sparta, nella antica Grecia. Per dei dissidi interni, Falanto e tutti i suoi, coloro che appartenevano, diciamo, al suo ceto sociale, che chiameremo Parteni, furono cacciati da Sparta. E allora si affidarono all'oracolo di Delfi, chiedendo dove dobbiamo andare, quale sarà la nostra patria, la nostra nuova terra. E l'oracolo di Delfi disse, accolse Falanto e gli disse, quando vedrai piovere a ciel sereno, troverai la tua terra. Un po' spaesato da questa previsione dell'oracolo, Falanto con tutti i parteni prese il mare e cominciò un viaggio lunghissimo, un viaggio pieno di disavventure. Ci furono dei naufragi, furono salvati da dei delfini. Alla fine, un giorno, mentre Falanto dormiva sulle gambe di sua moglie Etra, sentì cadere delle gocce sul viso. Aprì gli occhi e guardò il cielo. E il cielo era sereno. Etra, che era sua moglie, il cui nome significa cielo sereno, stava piangendo. E allora in quel momento lui capì che era arrivato nella sua terra, ed erano nel porto di Saturo, che è un porto di Taranto. E nel golfo di Saturo loro scesero lì e capirono che quella era la loro terra. Ci furono delle battaglie poi per conquistare la terra,
e nacque così Taranto. Taranto era una città bellissima, la città dei due mari, perché Taranto non aveva un solo mare, ma ben due. Il Mar Grande, in cui nuotavano i delfini e le balene, e il Mar Piccolo, questo posto magico, una specie di lago in cui la natura era straordinaria. I tarantini quindi vivevano felici tra i loro due mari. Un giorno poi arrivò una grande fabbrica che promise a questa gente comunque povera, ma felice, ricchezza, benessere. E si mise proprio lì sul Mar Piccolo e cominciò a chiamare tutti i tarantini per lavorare all'interno di questa fabbrica. E tutti i tarantini accorsero, perché finalmente c'era uno sviluppo, finalmente c'era la possibilità di essere come tutti gli altri, come le altre grandi città che avevano visto in televisione. E quindi cominciarono a lavorare tutti in questa fabbrica. Ora però si accorsero alcuni che di notte questa fabbrica produceva, soprattutto la notte, un fumo nero che andava sopra le case dei tarantini. E tanti tarantini si ammalarono. Molti raggiunsero anche un benessere, riuscirono a comprarsi delle case, la macchina, quindi comunque a livello, diciamo, sociale riuscirono a sentirsi un po' meglio, no? A crescere nella scala sociale. Però pian piano tutti si accorsero che non erano felici come avrebbero pensato, avendo anche un po' più di ricchezza, no? E allora cominciarono a nascere delle piccole rivoluzioni. Molti si accorsero che questa fabbrica probabilmente faceva male alla gente di Taranto. E nacquero questi primi movimenti di ribellione. Ora la storia si ferma qui. E uno dice, ma come? Come una favola che non ha la fine. Beh, perché la fine la dobbiamo ancora scrivere noi. E speriamo, Antonio, che sia un finale con l'happy end. Quindi Antonio, diamoci la fa, rimocchiamoci le maniche e facciamo la rivoluzione. Bravo. E la primo modo per fare la rivoluzione è parlare, continuare a parlare la città. Mi senti? Mi senti, Antonio? Logico, Antonio, è incredibile. Tu ti sei messo il rossetto, che ti possono. È andato via. Come è andato via? Ma sono più bello, ma come? Sta per finire la diretta, se n'è andato. No, non posso accettarlo. Devi tornare, Antonio. Devi tornare per salutarci. Perché è vero che il finale non c'è, ma possiamo scriverlo noi. Eccolo qui, è ritornato. Eccoci qui. Antonio. Eccoci. Il finale dobbiamo scriverlo noi, sì. Il finale dobbiamo scriverlo noi. E me posti non ammazzare se sto finale non sarà un happy end. Io voglio un happy end a tutti i costi, speriamo. Ma dobbiamo lottare tutti. Tutti dobbiamo lottare. E lottare significa anche parlare, continuare a farlo, denunciare, informarsi. Perché è troppo facile delegare sempre agli altri. Tutti facciamo parte della stessa grande storia, per cui dobbiamo essere tutti partecipi e protagonisti di questa battaglia. Comunque, volevo dire una cosa incredibile, no? Che nonostante tutto quello che è stato fatto a quella terra, nel Golfo di Taranto ci sono ancora i delfini e le balene. Ed è incredibile, è pieno. E io li ho visti quest'estate. Veramente incredibile. Cioè, quest'estate sì. Sono stato con gli After Hours su questa... siamo andati con Ioni and Dolphin, che sono questi ricercatori che studiano i delfini, e ci hanno portato nel Golfo di Taranto e noi siamo rimasti scioccati, perché quando ti avvicini ai delfini, quando li vedi nuotare liberi in quel mare, è come se ti riconnettessi con qualcosa di primitivo che c'è dentro è vero. Di noi. È una sensazione veramente fortissima, bellissima. Poi se ti capiterà di
di parlare con Manuel Agnelli, chiedilo, me lo ricordo. Va bene, lo farò, lunghi, lo farò. Emozionato quanto me. Verdone in Puglia, per cui l'abbiamo girata tutta in lungo e in largo e io me ne sono ulteriormente innamorata. Antonio, mancano 38 secondi alla fine di questa diretta. Mi senti? Mi senti? Mannaggia, ti ho dato abbandonato, mi volevo, mancano 20 secondi, ce la possiamo fare. Io intanto vi saluto, vi do appuntamento a domani, ecco, rimettiamocelo così almeno vi saluta anche lui. Mancano 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.